Buongiorno, buona domenica. Allora, oggi è un giorno di festa, è sempre festa con il Signore, ma oggi più che mai, perché quattro persone hanno deciso di obbedire al comandamento del Signore: ravvedetevi e siate battezzati. Quindi veramente, Signore, ti ringraziamo questa mattina per l'opportunità che ancora ci concedi di venire a te, Signore. Abbiamo letto nell'intercessione che dal Salmo numero 1 è beato l'uomo che medita giorno e notte nella legge del Signore, la legge dell'amore, la legge in cui Cristo Gesù ha stabilito che ci amiamo gli uni gli altri come Egli ha amato noi. Quindi veramente questa mattina vogliamo ringraziare il Signore per questi quattro fratelli e gioire con loro. Festa grande in cielo e festa grande anche qui. Che il Signore vi benedica. Se vogliamo far venire i ragazzi. Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si departa mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Amen. 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 Noi ci alziamo in piedi. Pronti a glorificare il nostro Signore con tutta la nostra forza. Matteo 16:15 dice: Egli disse loro: E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa mattina il Signore sta facendo la stessa domanda a noi: E tu chi dici che io sia? Alleluia. Io prego proprio per tutti noi questa mattina che la nostra risposta sia: tu sei il Re, tu sei il Signore, tu sei il Salvatore, tu sei il Liberatore, tu sei il Guaritore, tu sei il Maestro, tu sei la pace, tu sei la gioia, tu sei la misericordia, tu sei l'autocontrollo, tu sei tutto, tu sei Dio. Che questa mattina la nostra risposta sia proprio questa: tu sei Dio. E poiché tu sei Dio, che davvero questa mattina possiamo gridare con tutto il fiato che abbiamo in bocca: Gesù, io credo in te. Tu sei il Dio dei miracoli, tu sei un Dio grande, potente, meraviglioso e tremendo. E a te questa mattina sia tutta la lode, la gloria e l'onore, perché tu sei Dio. Amen. Amen, grazie Signore, a te la lode e la gloria, Signore, questo giorno meraviglioso, alleluia, grazie Gesù. Amen. Tu mi hai dato e anche di più.
potenza in eterno, solo a te, Padre. A te la gloria, la gloria, a te la gloria in eterno, a te la gloria, a te la gloria in eterno.
Thank you.
sei il Dio dei miracoli. Alleluia. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia. Grazie, Gesù. Alleluia. Tu sei qui, non crediamo in te con tutto il nostro cuore.
porteremo il nome tuo, Signore, per sempre, per tutti i nostri giorni, Signore, che le nostre vite siano consacrate solo a te, solo alla tua causa, a lui, perché non c'è nome più grande del tuo. Misericordia sulla croce. Facciamo un applauso.
siccome intanto è una preghiera, il Signore ascolta, quando cantiamo, quando preghiamo, ascolta quello che diciamo, anche mentre noi andiamo, noi preghiamo. Vogliamo dire in questo momento al Signore che è meraviglioso. Vogliamo cantare tutti insieme. Gesù, sei meraviglioso. Noi fratelli abbiamo un meraviglioso Gesù che ci viene a visitare ogni giorno, ma soprattutto oggi, in questo momento, viene per molto più la persona più importante del mondo. C'è colui che ha creato il mondo, c'è colui che ha creato l'universo, c'è colui che ha fatto tutto, c'è colui che tutto può, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Il nostro Gesù è Re d'Italia, perché Lui stabilisce ogni cosa. Non c'è nessuno al di sopra di Lui. Perciò vogliamo dire: Gesù, sei meraviglioso, sei grande, sei stupendo, non c'è nessuno come te. Sei meraviglioso. Guardate che il Signore sente. Il Signore ascolta, perché il Signore conosce la nostra voce. Se io canto, non canto per voi, canto per me. E dice, stanno cantando in questo momento a Fonte di Vita, che io sono meraviglioso. E lui manda benedizioni su benedizioni. Diciamo al nostro Gesù che è meraviglioso. Diciamolo con tutto il cuore. Non importa se cantiamo bene o male, non è importante. L'importante è quello che diciamo con il nostro cuore. Gesù, sei meraviglioso. Meraviglioso. Stop!
Vogliamo proprio rimanere un attimo in silenzio, proprio dire con il nostro cuore: Signore Gesù, siamo davanti a te mani vuote e usciremo a mani piene. Tu sei meraviglioso, Signore, non c'è nessuno come te, Signore Gesù. Apriamo il nostro cuore al Signore. Apriamolo anche, si apre anche nel silenzio al cuore. E si dice: Signore, quanto sei grande, quanto sei meraviglioso. Passa attraverso di noi questa mattina e tocca. Tocca i nostri cuori. Vieni vicino a noi. Uomo di Galilea, dice una canzone che passando vai, ti prego di toccarmi e guarito io sarò. Sì, Signore, tu guarisci, liberi, rialzi, dai la pace, dai la gioia dove non c'è, sani, fai qualsiasi cosa perché tu puoi ogni cosa. E noi siamo qui di fronte a te, Signore, e vogliamo darti tutta la lode, tutto l'onore, tutta la gloria, perché solo tu sei degno. Signore, sei meraviglioso. E lo dichiariamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, e gridiamo forte, Amen! Amen. Gridiamolo ancora più forte! Amen! Giornata meravigliosa oggi, come tutte le altre giornate con Gesù, ma ci sono cose particolari oggi, poi alla fine vi darò anche tanti annunci di un mese che si presenta molto pieno per la comunità Fonte di Vita. Questa mattina, come voi vedete, ci sono quattro fratelli che hanno deciso di obbedire alla parola di Dio. Gesù dice nella sua parola: credete e siate battezzati. Il battesimo avviene quando si è adulti, perché io per essere battezzato devo prima credere. Quando ho creduto, allora ho deciso di battezzarmi. Gesù stesso, che è Dio, si fece battezzare nel Giordano, Giovanni il Battista. Gesù era già stato presentato al Tempio all'età di 13 anni, quando c'è il Bar Mitzvah in Israele. I bambini vengono presentati a 13 anni, col Bar Mitzvah o Bar Mitzvot, se sono due. Gesù fu presentato, ma poi decise di battezzarsi. Poi vedremo dopo, lo farò vedere ai nostri fratelli, un momento in cui Gesù viene battezzato da Giovanni il Battista nel Giordano. Perciò questi nostri fratelli oggi obbediscono al Signore Gesù, al comando del Signore. Il Signore dice: credete e siate battezzati. Quando ci furono quelle persone che credettero, Pietro ordinò che fossero battezzati immediatamente. L'eunuco disse con Filippo, ma c'è dell'acqua, perché non posso essere battezzato? Aveva creduto. Fu battezzato immediatamente. Per cui il battesimo segue la nostra adesione a Cristo Gesù. E loro hanno aderito. Loro hanno aderito spontaneamente al Signore Gesù. Nessuno li ha obbligati. Lisa, Melchi, Katia, Anna, nessuno li ha obbligati. Loro hanno creduto attraverso la parola di Dio. Attraverso la parola di Dio non si crede con le convinzioni. La parola di Dio convince, non è l'intelligenza, la sapienza, la saggezza, non è quello che convince. Chi convince le persone è la parola di Dio, quella parola che è al di sopra di ogni intelligenza. Dice la parola che la parola è al di sopra di ogni intelligenza. Non c'è nessuna intelligenza che superi la parola, perché è venuta da Dio. E non c'è nessuno paragonabile a Lui. Loro hanno creduto e hanno deciso oggi di mostrare al mondo, mostrare ai principati e alle potestà che obbediscono essendo battezzati. Ora passo al messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore per oggi. Intanto saluto tutti coloro che ci stanno guardando in streaming, li benedico,
Il Signore vi benedica, siate benedetti, partecipate con noi a questo culto e cantate insieme a noi lodando il Signore Gesù. Il titolo di oggi, e vi prego di fare molta attenzione, perché quando io parlo del Signore, come quando faccio in carcere ora abbiamo circa 90 detenuti che vengono ogni giovedì, non si sentono mosca volare, sapete perché? Perché hanno capito che quando si parla di Gesù ci vuole il silenzio massimo, il rispetto massimo per colui che è venuto da noi oggi per parlarci, attraverso un suo servo. Perché io vi dico quello che il Signore ha messo nel mio cuore, non quelle che sono le mie idee. Delle mie idee potete farne, non potete farvene nulla perché possono essere contestate ogni momento, ma la parola di Dio non si contesta. La parola di Dio è eterna. Amen. Perciò io oggi vi dico ciò che il Signore ha messo nel mio cuore. Mi piace, gloria a Dio. Non mi piace, gloria a Dio. Il titolo di oggi è Il mendicante. Il mendicante. Vi prego di fare attenzione perché ci sono alcune cose, alcuni passaggi che se si perdono, dopo non si riesce più a fare un quadro della predicazione. Leggiamo insieme oggi il racconto di una guarigione miracolosa che avvenne a Gerico. Gerico è appena sotto da Gerusalemme, ci sono stato parecchie volte, e lì ci fu una guarigione miracolosa. Lo troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetti 35-43. Chiedo se lo possono mettere sullo schermo. Vangelo di Luca, capitolo 18, versetti dal 35-43. Luca, capitolo 18, versetti 35-43. Dice le parole di Dio. Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada, mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse. Ma lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui e quando gli fu vicino gli domandò: che vuoi che io ti faccia? E gli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento recuperò la vista, lo seguiva glorificando Dio. Tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Avevano visto un miracolo e davano lode a Dio, ma oggi ci sono altri miracoli per cui dobbiamo dare lode a Dio. Ci sono vite nuove che nascono oggi. Allora, Gerico, abbiamo letto, dove sta passando Gesù, è l'ultima città prima di Gerusalemme. Non so se voi ci siete stati, io sono stato parecchie volte, ed è proprio in fondo, prima di Gerusalemme. Come ai tempi di Giosuè, Gerico deve cadere. Deve cadere per poter entrare nella terra promessa. C'è un uomo in quelle città, un mendicante, che si trova proprio dove sta passando Gesù, in quella strada, in quell'ora. Gesù sta passando in quella strada, in quell'ora c'è un mendicante da una parte. Fino a quel momento, quell'uomo, il mendicante, ha chiesto l'elemosina, ha aspettato che altri provvedessero al suo bisogno. Così è anche per noi. Prima che sulla nostra strada passi Gesù. E noi lo invochiamo perché siamo mendicanti. Forse
non mendichiamo per avere denaro, ma ci aspettiamo che altri ci diano ciò di cui abbiamo bisogno. Aspettiamo che altri ci diano affetto, amore, considerazione, cura. Mendichiamo questo. Ma ci rendiamo conto che inevitabilmente rimaniamo delusi nelle nostre aspettative, perché tutti in un modo o nell'altro ci deludono. Veniamo sempre delusi e continuiamo a mendicare. Continuiamo a mendicare lungo la strada della vita, in tutta la vita, mendichiamo, aspettando qualcosa che cambi la nostra situazione. Ora, abbiamo letto, che cosa accade al cieco? Chiede il motivo per cui stesse passando tanta gente e gli viene risposto che sta passando Gesù. Allora, stranamente, quel cieco vede più di chi vede con gli occhi fisici, vede di più. E capisce che quel Gesù che sta passando può avere pietà di lui. Solo Gesù può avere pietà di lui. Nessun altro l'ha avuto prima. E allora cosa fa? Grida. E quando viene rimproverato e gli viene chiesto di tacere per il suo grido, grida ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gridando con tutta la sua forza, nonostante gli dicessero di tacere, perché lui sapeva che quel Gesù poteva aiutarlo. Poteva aiutare uno come lui, messo nell'angolo dove nessuno si interessava di lui, perché era un mendicante. Ecco allora che quando sente gridare, quando Gesù sente gridare, si ferma. Coloro che si battezzano oggi, mentre conducevano la loro vita da mendicanti, abbiamo detto mendicare affetto, amore, considerazione, cura e tante altre cose, a un certo punto, in un determinato giorno, hanno saputo che stava passando Gesù davanti a loro, nella loro vita. Avevano due possibilità, come ognuno di voi che è qui oggi per la prima volta. Due possibilità, come per ognuno di voi che è qua oggi per la prima volta. Potevano lasciare passare Gesù, potevano lasciarlo passare guardandolo senza gridare, e allora sarebbero rimasti ciechi. Rimasti ciechi sulla strada della vita, continuando a mendicare per avere pace, gioia, amore, senza mai riuscire ad avere tutto ciò che hanno richiesto. Oppure, invece di lasciarlo passare, rimanendo mendicanti, potevano gridare, chiedendo di avere pietà per la loro vita passata. Loro hanno gridato e alla richiesta di Gesù: che cosa vuoi che io ti faccia? Hanno risposto: Signore, che io recuperi la vista. E allora, avendo fatto questa domanda: Signore, vogliamo recuperare la vista. Cos'è successo? Si sono aperti i loro occhi, perché la fede li ha salvati. Hanno riconosciuto che solo Gesù avrebbe potuto rispondere ai loro bisogni. Solo Gesù, nessun altro, solo Gesù. Poi cosa hanno fatto? Lo hanno seguito, glorificandoli, come ha fatto il cieco, e hanno desiderato ubbidirgli
battezzandosi. Oggi faccio un appello a voi, che siete qua per la prima volta. Alcuni di voi sono sicuramente venuti per fare piacere a chi ha deciso di battezzarsi, per stare vicino a loro. Siete venuti per questo motivo. Ma sappiate che oggi avete una straordinaria possibilità. Una possibilità da non perdere. Voi che siete qua per la prima volta, siete venuti per fare piacere a coloro che si battezzano, ma il Signore ha voluto che voi oggi abbiate una possibilità incredibile, ed è quella di vedere passare Gesù. Passa Gesù, sta passando in mezzo a noi, il Nazareno. Qualcuno ve lo dice, e io ve lo sto dicendo in questo momento, sta passando Gesù, ma ora tocca a voi, che siete qua per la prima volta. Gesù passa, ma ora tocca a voi. Ora lasciate passare, e la vostra vita continuerà alla ricerca di tutte quelle cose che non troverete. Ora lasciate passare, rimanendo alla ricerca di quelle cose che non troverete, oppure aprite il vostro cuore, aprite quello scrigno che è nel vostro cuore, lo scrigno della fede, e lasciate che quella fede gridi: Signore, abbi pietà di me. Due opzioni: o lasciate passare e rimanete così come siete, o gridate, anche se non sentite nulla: Signore, abbi pietà di me. Gesù ascolta sempre. E quel grido ferma Gesù vicino a voi. Gesù è lui che passa e lo ferma vicino a voi. E potete recuperare la vista e vedere il volto di Gesù. Se voi gridate: Signore, abbi pietà di me, anche se non sentite nulla, fermate Gesù. Fermate Gesù. E comincerete a vedere ciò che non avete mai visto. Perché Gesù vi toglie le scaglie dagli occhi. Nel suo volto che vedrete, vedrete che anche lui mendica il cuore dell'uomo. Gesù desidera il nostro cuore con tutto se stesso. E ricordatevi che il nostro Gesù è morto sulla croce per noi, per avere il nostro cuore. Chi morirebbe per uno come me? Chi morirebbe per uno come voi? Nessuno. Gesù è morto per i nemici, noi eravamo nemici a causa del peccato, ed è andato sulla croce affinché noi potessimo avere vita eterna. Perché Gesù è amore. Gesù ci ridà la vista, quella vista spirituale che non abbiamo senza Gesù. E allora non mendichiamo più, andiamo da Gesù, che tutto può. Offriamo il nostro cuore al Signore. Offriamo il nostro cuore al Signore. Oggi è l'occasione, oggi è il momento. Un giorno è toccato a me. Ho sentito queste parole insieme a mia moglie, a Miriam. Abbiamo ascoltato questo grido. Abbiamo sentito che si diceva: apri il tuo cuore a Gesù, perché Lui ti ama, la tua vita cambierà, hai tutto ma non hai nulla, perché senza Cristo non abbiamo nulla. Tutto passa, solo Gesù rimane. Lui è morto per noi e desidera il nostro cuore. Se noi offriamo il nostro cuore a Gesù, lo prenderà fra le sue mani
e da mendicanti che eravate, diventerete figli, figli di Dio, e troverete in Gesù, come ho fatto io, tutto quello di cui avete bisogno. Da ciechi diventerete vedenti e sarete immersi nella luce di Cristo. Passerete da Gerico a Gerusalemme ed entrerete nella terra promessa. Aprite il vostro cuore a Gesù. Ditele: Signore, ho bisogno di te. Senza di te non posso fare nulla. Il tempo passa. Gli anni se ne vanno. Le forze svaniscono. I nostri capelli, da neri che sono, in un attimo solo diventano bianchi. Il tempo va. Non perdiamo tempo. Accettiamo Cristo nella nostra vita. Diamogli la nostra vita. È la scelta più importante che possiamo fare. Non ci sono scelte di lavoro, di carriera, di nulla, che valgono tanto quello di accettare Cristo nella nostra vita. Il Signore dice: vi prego, lasciatevi riconciliare con Cristo. E Gesù, che è meraviglioso, grandemente perdona. Non importa la vita che abbiamo avuto, non importa ciò che abbiamo fatto, quando noi andiamo al Signore, chiediamo perdono, noi diventiamo bianchi come la neve. Io vado nel carcere da 7 anni. Da 4 che erano, sono diventati 100. Si sono battezzati in 29. Tutte persone che hanno ucciso e ne hanno fatte di tutti i colori, ma hanno accettato Cristo. Erano mendicanti, ora sono figli di Dio. E quando usciranno, forse il mondo non li vorrà. Forse il mondo dirà: hai fatto questo, hai fatto quello, ma ci sarà Gesù che li prende per mano. Fuori dal cancello di carcere di Sant'Anna ci sarà Gesù che li prende per mano e dice: tu sei mio figlio, non ti lascerò mai, perché hai dato la tua vita a me. Ci sono ragazzi che sono usciti dopo 10 anni, hanno accettato Cristo e ora servono nella comunità, perché Gesù ha dato loro la vista. Erano ciechi, ora ci vedono. Allora, caro amico, cara amica, sei qua per la prima volta? Ascolta queste parole, perché vengono dette dal Signore. Il Signore ha voluto che tu oggi fossi qua per ascoltare questo messaggio, questo invito. Accetta Cristo nella tua vita e comincerai a vedere come non hai mai visto. E la tua vita cambierà da così a così, perché Gesù è meraviglioso. Grazie Signore per questo. Amen. Dobbiamo dare un amen. Ora, prima delle testimonianze, desidero che voi vediate un video. Voi per cortesia scendete perché dovete vederlo, mettetevi davanti. C'è un video da vedere, vi voltate verso il video, poi tornate su. Voglio che voi vediate un attimo quello che ha fatto Gesù. Voi fate esattamente ciò che ha fatto Gesù 2000 anni fa con Giovanni Battista. E allora lo guardiamo. Non ti fermare.
dovresti essere tu a battezzare me. Buongiorno a tutti e pace. Io non mi sono preparata niente, cerco di essere sintetica. Il pastore mi ha portato a raccontare la mia storia, e perché io mi rivedo un anno fa. Io un anno fa ho accettato Gesù Cristo nella mia vita. E in quest'anno sono accadute tantissime cose, ne erano già accadute prima. Quindi io torno indietro non a un anno fa, ma prima di incontrare Gesù Cristo. Sono cresciuta con la religione cattolica, poi all'età di 30 anni ho abbracciato la fede del buddismo, sono stata buddista per 10 anni. E finalmente, alla soglia dei 50 anni, ho incontrato Gesù, ma l'ho incontrato perché io ho voluto incontrarlo, perché se mi guardo indietro, lui era sempre lì, è sempre stato lì, ed era pronto a braccia aperte a sostenermi, solo che io ogni volta deviavo dalla via che lui mi aveva indicato. Quindi arrivo ormai a 50 anni, età in cui una persona dovrebbe già avere tutte le cose complete, a posto, tranquille, e invece nella mia vita si scatena veramente l'inferno, quindi separazione, perdita della casa, rischio di perdita del lavoro. Io sono sempre stata forte come nell'affrontare i problemi e ho sempre però contato solo sulle mie forze. Ce la faccio, mi do l'obiettivo, arrivo all'obiettivo. Ero arrivata allo stremo. Ho sentito proprio che non ne avevo più. E lì, prima di entrare in questa chiesa, prima di accettare Gesù Cristo, io adesso lo so, perché il Signore si è chinato su di me
e mi ha sollevato dalla fossa e ha posto i miei piedi, io questo versetto non me lo dimenticherò mai, ha posto i miei versetti sulla roccia e da lì ho cominciato a camminare salda, perché non mi voltavo più a destra e a sinistra, andavo dritto per la strada che lui mi aveva tracciato. La mia vita da un anno a questa parte non è stata rose e fiori, non lo è adesso, perché la parola dice avremo tribolazioni, però io ho avuto tanti doni, perché il Signore mi ha dato una casa, ha cambiato il mio lavoro, ma il dono più meraviglioso che mi ha potuto dare è quella pace. Di fronte davvero alle tempeste che la vita mi continuerà a dare, è quella pace, e io l'ho sentita come quando sei bambino e ti addormenti e il tuo genitore ti prende e ti porta a letto. No, io non dormivo più, ho perso 10 kg in 2 mesi, poi è arrivata questa pace ed è scritto, è tutto lì, non c'è magia, non c'è, la magia è lì dentro, ma chiamatela come volete. E più tu mediti, perché il Signore parla a te, non parla per sentito dire o perché l'ha detto, parla lì, parla a te. E allora se tu ti metti in ascolto, lui ti parla, lui ti prende e ti solleva, non puoi sbagliare, o perlomeno sbagliamo, io continuo a sbagliare, il fatto è che me ne accorgo molto più in fretta e il Signore perdona, è sempre lì. Amen. E torna la gioia. Amen. Amen. Mi chiamo Elisa, io l'ho conosciuta un anno fa, però mi disse che un giorno, mentre c'era qui Nicola Legrottaglia che stava predicando, lei si fermò nel corridoio e cominciò, non dico a contestare, ma a fare 500, ma a discutere con lui, discutere, non voleva comprendere. Nicola disse alcune frasi e da quel momento lui ha cominciato veramente a volere conoscere il Signore sempre di più, a lodare il Signore, è presente quando ci sono i culti o le preghiere, e avete sentito quanto è diventata forte in Cristo Gesù. Lei fosse ancora debole, ma in Gesù Cristo è forte, nel nome di Cristo. Amen. Metti, vieni. Sinceramente non so cosa dire, ma... cosa devo dire? Non lo so. Perché hai scelto di battezzarti? Dovevo battezzarmi prima o poi, perché poi anche mia madre che mi diceva dovevo battezzarmi, devi battezzarti, quindi io... la prima occasione, sono qua per poi battezzarmi, no? Fine, la seconda linea. Viva la sincerità. Allora, buongiorno a tutti. Come io sono di carattere molto timido, ho scritto qualcosa, perché sennò qua mi veniva il vuoto assoluto. Allora, tanto volevo leggere le parole del calendario, che è stata di grande ispirazione per me in questa giornata. È stata molto azzeccata. Scusate, vi voglio gli occhiali. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano i padri vostri che è nei cieli. Spero di brillare con questa luce che dicono loro, perché tutti possano vedere risplendere la mia luce
E poi ho scritto alcune cose, un mio pensiero stamattina, della benevolenza di Gesù. Oggi pensavo che Gesù è uno spirito perfetto, un modello per tutti noi. Gesù ha passato di ogni colore, ogni sofferenza, tradimenti, violenze, ingiurie, vissuto nella povertà, ma sempre mantenuto alta la fede nel Padre. Gesù ha detto: io ho vinto il mondo, nessuno andrà al Padre se non per mezzo di me. La generosità di Cristo è immensa e noi che accettiamo Gesù come nostro Salvatore stiamo cogliendo il frutto di un seme bellissimo, un frutto di millennio. Oggi io entrerò in quell'acqua e lascerò la vecchia Katia. Lascio i miei peccati, le mie ansie, insicurezze e accetto il mio destino. Accetto il mio destino con gioia perché so di non essere più sola. Io ho Gesù con me, a mio fianco. E, fratelli, io sono entrata qua, chi mi conosci sa quante lacrime ho versato qua i primi giorni, quante sofferenze e dolore c'erano nel mio cuore. E come hai detto Lisa, le tribolazioni ci saranno sempre e ci sono tuttora, sai. Però io sono diversa, io mi sento più forte, mi sento più, cioè riesco ad accettare di più i problemi e so che arriverà la soluzione, arriverà perché Gesù è con me, Gesù mi dà la via, Gesù mi dà la parola e il conforto ogni giorno. Che dire di più? Io sono più che felice di aver accettato Gesù nella mia vita. Grazie. Anna. Anna è l'ultima arrivata ed è un'amica di scuola di Camilla. Io l'ho conosciuta in fotografia che aveva 8 anni, 9 anni, un po' cambiato, l'ho visto dopo 40 anni e un po' cambiata. Parlare sul palco è un po'... quindi sono molto emozionata. Sono più brava a parlare con voi in casa. Sono più brava. E niente. Allora, dopo varie... una vita di sofferenze, una vita di... veramente di sofferenze, non trovavo mai pace, mai niente, mai gioia, anche se c'era, però non la vedevo. No? E quindi sono arrivata a un punto di dire basta, di mettermi nelle mani di Cristo Gesù, di affidarmi in Lui e basta. E io Gesù ti lodo, ti ringrazio, ti benedico e stammi vicino. Amen. Stammi veramente vicino. Chiedo questo. Voglio seguirti, voglio che la mia vita è solo in te. E basta. Non chiedo altro. Grazie. Allora, ci prepariamo. Nostro pastore Luca, nostro anziano Salvatore, stanno preparandosi per iniziare i battesimi. Ognuno di loro verrà portato e accompagnato alla fonte battesimale della persona che ha scelto, che poi la persona che ha scelto dopo darà anche un piccolo regalo, per cui
verrà accompagnata non appena i nostri due battezzanti saranno dentro nella fonte battesimale. Cominciamo per ordine alfabetico. La prima è Anna. Vieni Anna. Intanto io ve la presento. Anna, l'ho detto prima, è una compagna di scuola di Camilla e circa un anno che viene da noi. Anche lei ha accettato senza costrizioni il Signore Gesù e non aveva deciso di battezzarsi finché circa un mese e mezzo fa è venuta e ha detto: io ora sono pronta per essere battezzata. Per cui ho scelto di essere battezzata e sono sicuro che questa vita così difficile che lei ha descritto è cambiata da allora, ma cambierà ancora di più oggi. Perciò aspettiamo un attimo e poi arriveremo. Come? Ah, è Camilla, certo, accompagnate, bene. Qui no, di là. Dai. Qui, fino a qui. Allora vi chiedo per cortesia di quando entreranno di fare silenzio perché dovranno fare una dichiarazione di fede di fronte a coloro che li battezzano. Adesso Camilla accompagna Anna a fonte battesimale, facciamo un applauso mentre vanno. Aspetta un attimo, come è Ciro? Mi è venuto qui. No, ma lui deve farlo il microfono. Aspetta un attimo. È l'acqua del Giordano. Allora cara davvero che la tua vita possa davvero prendere tutta quella gioia di cui hai bisogno, perché è una promessa di Dio, è una promessa della sua parola e ognuno di noi può catturare quella promessa, anche tu, assolutamente. Quindi ti chiedo, sei venuta qui di tua spontanea volontà? Hai deciso di seguire il Signore per il resto della tua vita? Sì. Dichiari davanti a ogni principato e potestà che il Signore è colui che è il tuo Salvatore? Sì. Davanti a questa professione di fede ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da noi da circa un anno e mezzo e anche lei sta facendo un cammino meraviglioso del Signore Gesù e questa mattina mi ha mandato un messaggio dicendo: pastore, ho dormito pochissimo questa notte ma ho una gioia nel cuore che è incontenibile. Perché noi ringraziamo il Signore per Katia che ti accompagna, con Cristina, sua sorella. Vieni Cristina, ciao, un applauso a Cristina, a Katia, vi chiamano a fonte battesimale. No.
pensate mai questo tempo. Signore, ti ringraziamo per come hai condotto Katia a questo passo importante della sua vita, Signore. Ti ringraziamo per adesso, Signore. Katia, tu riconosci il Signore Gesù come tuo Salvatore e Signore della tua vita? Sì. Lo vuoi servire, onorare e onorare i suoi statuti, i suoi comandamenti per tutto il resto della tua vita? Sì. Per questa tua testimonianza noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ha una fede molto forte, ringraziamo il Signore per questo. Sono sicuro che tutte le tribolazioni che ha avuto saranno comunque sopportate con la pazienza del Signore Gesù. L'accompagna Milena, direi. Facciamo un applauso a Milena e a Lisa mentre vanno a compiere la presentazione. Bella fredda, impressione. La circolazione è solo impressione. Impressione. Lisa, non so se lo sai, ma il tuo nome vuol dire mio Dio è perfezione. Posso bene perché ho dato lo stesso nome a mia figlia. Quindi davvero ogni cosa che accade, anche se non mi comprendiamo, il mio Dio è perfezione. Quindi davvero ti chiedo, sei venuta per la tua spontanea volontà? Sì. Hai deciso di servirlo per il resto della tua vita? Sì. Come Signore Salvatore della tua vita? Sì. Allora per questa testimonianza di fede davanti agli principati potestà, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che ha deciso la sua età di dare la vita al Signore, di essere battezzato e obbedire al Signore. Lo accompagna suo papà. Sara! Facciamo un applauso a tutti. Thank you.
visto che sei qui a fare questo passo importante per la tua vita, che confidiamo nel Signore e ti mettiamo davanti a Lui, credi che il Signore Gesù è il Salvatore della tua vita? Sì. Lo vuoi servire e onorare tutti i suoi statuti per tutto il resto della tua vita? Sì. Per questa tua testimonianza noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prosegue con gloria e adorazione e tanto altro. Non sedersi, per favore. Sì, prepariamoci a cantare, a lodare, a benedire il Signore, ci possiamo alzare in piedi, cantiamo tutti insieme aspettando che tornino coloro che si sono battezzati e asciugati, dopo avranno qualche dichiarazione da fare ancora di fronte a voi, per cui facciamo ancora molta attenzione perché il culto sta proseguendo.
quel momento che ci ha dato libertà. Ti diamo gloria, alleluia. Grazie Signore, amen. Thank you.
nome al di sopra di ogni altro nome, il Dio che guarisce, il Dio onnipotente, il nostro Dio. Che è venuto a Cristo. Per Lisa invece abbiamo Milena che viene e legge la dedica che ha preparato per lei. Quando ho chiesto a Lisa da chi volesse essere accompagnata, non ha avuto dubbi, ha detto Milena, va bene, e sia. Alleluia. Cara Lisa, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stata chiamata e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Nel nome di Gesù, la comunità fonte di vita. Amen. Il titolo del libro che viene dato a Lisa è La potenza di un genitore che prega. Perché noi sappiamo che il desiderio più grande del cuore di Lisa è che il suo pulcino, che oggi è qua, è là, e io la vedo,
accetti il Signore nella sua vita. Amen. Adesso abbiamo Cristina che viene per sua sorella. No, no, scusate, Cristina l'ha accompagnata al fonte battesimale, però sarà Creuza che viene con la dedica del libro, perché Creuza ci teneva tanto, anche lei, a dire qualche cosa per Fabio. Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore ti rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. In nome di Gesù, la comunità di Voce di Vita. Il titolo del libro che viene dato è Comunione con lo Spirito Santo. E questo è ovviamente il desiderio che tutti esprimiamo per te, che tu possa avere comunione con lo Spirito. Adesso c'è Anna, Camilla verrà a leggere la dedica. Per Anna c'è anche un augurio da parte di mia mamma, che è stata la sua maestra elementare. E quando ha saputo che si battezzava, mi ha detto abbracciala con me. E lo fa. Alzati Anna. Cara Anna, chi avrebbe mai detto che dai banchi di scuola saremmo finite qui un giorno, né tu né io. Ma queste sono le meraviglie del Signore, che è meraviglioso. Allora, il libro si chiama Battezzato dal fuoco e la nostra dedica è questa, che questa giornata segni per te un nuovo inizio. Le acque battesimali ti diano un battesimo di fuoco per vedere un forte impatto sulla vita tua e di tutti coloro che ti circondano. Con affetto, la comunità Fonte di Vita. Amen. Ecco, se queste sorelle e quel fratellino metteranno in pratica quanto il Signore dice loro anche attraverso questi libri, li vedremo sempre più rafforzati in Lui. Allora, dovevo venire successivamente a dirvi una cosa, ma a questo punto ve la dico adesso. Voi sapete che l'8 marzo, che sarà la festa della donna e si avvicina sempre più, a Modena ci sarà una marcia di sorelle per Gesù. Ora, io 2 mesi fa ho chiesto la disponibilità di tutte le sorelle di Fonte di Vita e tutte hanno messo una crocetta, sì, l'ho considerato valido, eh? È così, vero? Sì! Cioè, voi sarete tutte alla marcia per Gesù, ci conto? Sì! Evviva! Perché è un'occasione bellissima, perché saranno tante comunità insieme che marceranno per le vie di Modena annunciando che Gesù è vivo. Ma c'è qualche passettino da fare. Bisognerebbe che il giorno 15 febbraio voi foste in via Salvemini, vi darò poi i dettagli, anzi ve li ho già scritti su Riunione delle Donne, per poter provare insieme il canto, per fare una cosa ben fatta, perché ci sarà un flash mob. Stamattina guardavo la nostra attivista che balla come una sirena e quindi sarà là che ballerà come una sirena anche alla marcia, vero? Ok, e tutti gli altri che vorranno farlo. Però prima di questo, il giorno 19 avremo la Riunione delle Donne. Venite il maggior numero possibile e al pomeriggio alle 3:30 proveremo il canto già qua con Camilla ed Elisabetta che ci guideranno. Va bene, vi ho detto tutto. Dio vi benedica. Allora, ci sono altre cose che devo dirvi. Prendiate nota. Si sente? Sì, tengo più giù, è salito di... Allora, prima di darvi gli avvisi, voglio chiamare il pastore Gianluca e l'anziano San Salvatore a pregare per questi nostri ragazzi. Grazie, alzati, per favore. Siamo ancora tutti vivi da questo shock, più rafforzati che prima.
Grazie Signore Gesù per questo passo che queste mie sorelle, questo mio fratello hanno fatto oggi, Signore. Davvero difendi questa azione, difendi questa scelta, difendi questa loro voglia di servirti a pieno per il resto della loro vita, Signore. Davvero tu possa essere un muro di fuoco intorno a loro, Signore, affinché possano vedere le meraviglie di che cosa vuol dire seguire il Signore. Davvero dona loro rivelazione di chi tu sei, dona loro benedizioni nella loro vita, dona gioia, come abbiamo sentito, pace, Signore, dona tutto ciò che il loro cuore desidera, Signore Gesù, affinché davvero glorifichino il tuo nome e chiunque li incontrerà potrà vedere e glorificare il tuo nome perché lo vedi in loro, Signore. Amen. Che la loro benedizione traboccante possa invadere tutti gli altri, Signore. Amen. Davvero ti lodo e ti benedico per questo. Amen. Amen. Grazie Signore, grazie per questa giornata meravigliosa che ci hai fatto vivere alla tua presenza, Signore, e come questi cari fratelli si sono accostati a te attraverso il battesimo, Signore. Questo è un passo veramente meraviglioso per ogni cristiano, Signore, perché tu da lì tracci un nuovo percorso in loro, Signore. Dagli la giusta scia, Signore, seguili tu, Signore, col tuo Spirito Santo, che siano riempiti della tua gloria, Signore, che possano risplendere i loro volti davanti agli uomini che li vedranno, che noteranno la diversità, Signore, porteranno benedizione dove loro andranno, Signore, e porteranno soprattutto benedizione nelle loro famiglie, Signore. Liberali, Signore, da ogni spirito che non ti glorifica, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per questa giornata, perché gioiamo insieme agli angeli, Signore. Ancora, Signore, mettili nelle tue mani, Signore. Ti ringraziamo per questo giorno, per ora in eterno. Amen. Grazie. Sedervi, per favore, ci sono ancora alcune cose. Distretti di nuovo. Dopo. Vi do alcuni avvisi. Prima di tutto volevo chiedere se ci sono delle persone nuove. Si alzino in piedi, per favore. Tutti nuovi, tutti coloro che sono qua per la prima volta, se anzi di solito ce ne sono parecchi, state un po' di piedi. Vi diamo una benedizione speciale nel nome di Gesù. Facciamo la parola più forte a questi nuovi amici. Sarete sempre benvenuti e sentirete parlare di un Cristo vivo. E voglio darvi benvenuto non solo a nome del pastore Gianluca e dell'anziano Salvatore, ma anche a nome dei nostri diaconi, Milena, Luigi, Miriam, Susi e Davide. Per cui siete benvenuti da parte di tutti, ma soprattutto benvenuti a nome di Cristo Gesù. Siete sedervi. Volevo darvi alcune indicazioni di quello che faremo. Avremo un mese molto pieno il prossimo mese. Il giorno 2 di febbraio, domenica, avremo la giornata della memoria, ricorderemo Israele, come tutti gli anni, verrà Silvia Baldi, anche Morotti, sono già stati qui da noi, e avremo una giornata meravigliosa, per ricordando Israele. Il giorno 9 di febbraio, la domenica dopo, avremo Colin Urquhart, che viene da Londra, ed è un'eccezione perché viene una volta ogni due anni, per cui sarà il sabato sera dal pastore Mattioli, e la domenica da noi, per cui Colin Urquhart sarà qui da noi. Poi andremo a pranzo alla polisportiva. Non ci sono tanti posti, sono già esauriti perché festeggeremo il suo 80° compleanno. Perciò 2 di febbraio, giornata della memoria, 9 di febbraio, Colin Urquhart. Altra cosa che vi chiedo di aprire le orecchie, soprattutto Fonte di Vita. Lo studio che il nostro diacono Davide deve portare avanti non sarà secondo il calendario il 16, ma il 23, per cui il prossimo giovedì non c'è nulla, non venite qui davanti perché trovate solo Simba, non venite qua, venite per cortesia il giorno 23 alle ore 19:30, Simba è il nostro cagnolino, il giorno 23 alle ore 19:30 il nostro diacono Davide porterà lo studio che gli è stato affidato e sono sicuro sarà di grande benedizione. Altre cose ancora, direi che non ho null'altro, se non ho saputo adesso, che è una cosa molto importante, che oggi, Luisa vieni qua un attimo. Dunque, oggi Isa è andata in acqua, ma non è solamente, vedete il battesimo, è l'unico funerale dove si riemerge vivi.
per cui lei è morta nella vecchia Lisa ed è risorta la nuova Lisa, per cui è l'unico funerale dove non si muore, si vive di più. Ora Lisa anche oggi è il suo compleanno, per cui non solo, avanti più forte ancora. Noi ora la vogliamo onorare cantandole come cantiamo per tutti. Vorrei che se c'è sua figlia, perché non viene qua? Vieni qua, vieni qua, vieni qua vicino a tua mamma. Vorrei che fosse anche lei festeggiata insieme alla mamma per questa giornata particolare di Lisa. Facciamo un applauso alla vera fratella Filippo, incoraggiamola, adesso abbracciatela. E con tutta la voce che abbiamo cantiamo tre volte, per una volta, due volte solite e una per il compleanno e una per la ragazza. Benedizioni a te, benedizioni a te, benedizioni a Lisa, benedizioni a te, benedizioni a te. Per sua figlia, volete un attimo stendere le mani verso di loro? Signore, ti metto davanti questa mamma e questa figlia. Signore, ti chiedo di benedirli grandemente, Signore, di far sì che questa ragazzina sia benedetta ogni giorno e possa trovare in te tutte le fonti della sua gioia, Signore, che possa veramente vedere in Gesù la sua gioia e la sua pace, e in Lisa che possa veramente avere la guida per questa ragazza nel nome di Cristo Gesù. Benedici grandemente la loro famiglia, Signore, fa che non debbano mai soffrire alcun male, ma che possano vedere in te sempre la soluzione ad ogni loro problema che incontreranno. Nel nome di Cristo Gesù lo chiedo e il popolo grida Amen. Amen. Grazie Signore. Ora vi sedete, ci prepariamo per la cosa più bella e piacevole per voi. È la cosa più bella, sono sicuro che voi dite non vedo l'ora, non vedo l'ora che arrivi l'offerta, per cui le mani rattrappite si allunghino, mi raccomando, e siate felici di poter offrire per la casa del Signore. Amen. I bambini per favore, sì, potete scendere allora, siete già stati sul pulpito abbastanza, potete assistere. Thank you.
possiamo alzarci per ringraziare il Signore Gesù per questa giornata, in particolare per questo pezzo. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che i miei fratelli e sorelle hanno donato, Signore, se hanno potuto. Ti ringraziamo per questi beni che ci hai dato, Signore, e li mettiamo a tua disposizione, Signore, per l'avanzamento del tuo regno. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di terminare, volevo ricordarvi che avremo l'agape, per cui non appena abbiamo finito, dopo che ci siamo strangolati abbracciandoci, possiamo uscire per cortesia in libreria, saccheggiare la libreria. Volevo chiedere al fratello Salvatore di venire a chiudere la giornata con un ringraziamento. Pace, Signore, veniamo a te nel nome di Gesù, Signore Dio, e sapendo che il culto ancora non è finito e che desideriamo ancora stare alla tua presenza, Signore Dio, e ti volevo ringraziare per come hai condotto questa meravigliosa mattinata, Signore Dio, come abbiamo voluto offrirti un culto per lo spirito e l'anima, Signore Dio. Grazie perché tu mandi le anime, Signore, ma più che altro, Signore Dio, fa che queste anime prendano quella decisione che hanno preso questi fratelli e sorelle questa mattina di volerti servire, di accertarti nella loro vita, Signore Dio. Grazie, Signore Dio. Ti lodiamo, ti benediciamo per la parola viva che abbiamo sentito, perché la parola è viva, non è incatenata e porta vita. E io ti ringrazio, Signore Gesù, perché questa mattina sicuramente la parola che ci è stata dispensata, con la gioia di vedere fratelli e sorelle che hanno dato la vita a te, io sono stato grandemente benedetto e credo che tutti noi siamo stati benedetti. Ti lodiamo, ti benediciamo e noi Gesù benedetto in eterno. Amen. Amen. Ora possiamo